Prova. Ciao bellissimi, ho messo blankets qui perché lo devo riportare in biblioteca poi mi mancherà da morire, quindi volevo fissarlo sulla pellicola. Il video di oggi è un video ask, è da troppissimo che non ne faccio uno ed è arrivato il momento di rispondere alle vostre domande. Se volete lasciarmi qualche domanda, come al solito, o aspettate il post inerente di Instagram che ne faccio sempre uno ogni tot, oppure scrivetemelo qua sotto con l'hashtag AskJulie. Partiamo subito. Francesca Alessandra appunto qui mi chiede una domanda che mi fate in tanti: obiettivi per il futuro? Intanto ciao Francesca, il mio obiettivo per il futuro è di essere felice, non importa come né cosa farò, l'importante è che io abbia trovato la mia felicità in un modo che mi soddisfa, quindi quello. Come Giulia Barretta 00 mi chiede: ti piace vivere a Genova? C'è qualcosa che non ti piace di questa città? In quale città ti piacerebbe vivere? Allora, mi piace vivere a Genova? Sì e no. Genova dal mio punto di vista è una città molto molto bella, ma è sfruttata e utilizzata malissimo, quindi poi effettivamente viverci ha tantissimi lati negativi. Però dall'altra parte Genova è una città veramente bella e secondo me è proprio unica nel suo genere, hai il mare e i monti, cioè a 10 minuti l'una dall'altra, che non è una cosa che possono vantare tutti, hai degli scorci meravigliosi di tutti i tipi ed è una città piena di storia che però viene tenuta molto spesso nascosta, viene sfruttata al meglio come la maggior parte delle città, ma che ovviamente vivendoci noti di più nella tua. Vorrei vivere ovunque, a me andrebbe bene ovunque, soprattutto in Europa ovviamente, però ovunque. Maddy Barretta Bassa Val mi chiede una domanda non così banale: quanto ami i tuoi fan? Love you Maddy. È una domanda non così banale perché io tendo a ironizzare tantissimo su YouTube, perché è comunque ancora una cosa che mi mette particolarmente a disagio, soprattutto con le persone che effettivamente conosco di persona, cioè non sono mai la prima a dire io faccio la youtuber. Lo tengo nascosto il più possibile, non perché ci sia qualcosa di male, ma perché non lo so, è una cosa che mi ha sempre messo in soggezione, perché comunque rimane molto particolare, soprattutto tra le persone un po' più grandi tipo me. E io tendo molto a ironizzare sul fatto che mi seguono delle persone, quasi 50.000, iscrivetevi che sono quasi 50.000, e comunque non sono numeri, cioè nel senso sì sono anche numeri e sono dei numeri enormi per me, ma siete persone, io ho un sacco di contatti con voi, cerco di rispondervi sempre e a volte mi mandate dei messaggi bellissimi e siete, cioè è proprio importante questa cosa che ho creato con YouTube, quindi siete importanti anche voi che mi seguite, e per quanto io cerchi di sviare l'argomento, comunque ci scherzi sopra, io ci tengo tantissimo a YouTube in realtà e ci tengo tantissimo a voi, e niente, momento tenero andato avanti. Giulia Barretta Bassa Svampita mi chiede: cosa ne pensi del prossimo referendum? Sei bravissima e ti seguo sempre, un bacione anche a te. Io non voglio dirvi niente perché il referendum è confusionario ed è personale, cioè l'unica cosa che vi posso dire sul referendum è: informatevi il meglio possibile e votate con la vostra testa, e soprattutto se avete l'età votate, perché il voto è importantissimo. Supporto quelli che dicono io non voto tanto non cambia niente. Cambia, se non fai niente non cambia sicuro niente, quindi vota. Campagna proattiva al voto di Giulie De Mar. Gre 1901 mi chiede: uno sport estremo che vorresti provare una volta nella vita? Mi saluti, mi chiamo Greta. Ciao Greta. Io voglio assolutamente fare paracadute una volta nella mia vita. Per quanto io abbia il terrore d'altezza, proprio per quello magari lo tolgo. Paragosta mi ha chiesto una domanda che secondo me io ho già risposto ma non mi ricordo più, ovvero: cos'è per te l'amicizia vera? Visto che in tante me la riproponete, in stretto l'amicizia vera per me è quella che non giudica e non cambia. Matteo Fracchiolla chiede: ask Giulie, mi vuoi bene? Sì, Fracchiuccio, tanto. Paradito Michela mi chiede: che ne pensi di After? Quando farai il room tour? Tutto in maiuscolo. L'After è una ciofecata assurda, mi sa che ne ho già parlato da qualche parte, ma non leggetelo, non sprecate tempo, né soldi né intelligenza. E quando farei il room tour? Ah! Allora, la camera è prettamente finita, nel senso che per me non sarà mai finita perché non lo so, non mi... Vabbè, però perché si è giunto il momento di farvela vedere, sono abbastanza soddisfatta. Sto aspettando una cosa da AliExpress che andrà a decorare il muro e a quel punto ve la farò vedere. Appena arriva vi faccio il room tour. La ultima domanda, seriamente. L'ultima domanda di oggi me la fa Ciccina 2. Puoi commentare a tuo modo una famosa foto scattata quest'estate di tuoi due amici, Andrea e Matteo, che si scambiano un tenero abbraccio toscano? La foto in questione è questa, dove due teneri amanti si scambiano un abbraccio sotto l'ombra delle campane di San Gimignano. La composizione di questa foto è ineccepibile.
fa vedere tutto quell'amore che tu non avrai mai, perché questo è un amore vero, un amore tipo Romeo e Giulietta, quello di Paolo e Francesca, quello di Vianello e Sandra Mondaini, irraggiungibile e perfetto. Questa foto mi commuove sempre molto. E con questo direi che possiamo chiudere l'ask di oggi. Se non ho risposto alla vostra domanda, riproponetemela qua sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!